Sapete, in questi 2 anni, forse anche un po' di più, perché mi diletto a fare recensioni già da prima di diventare Frank Horseman, mi sono reso conto però in questi 2 anni in cui sto lavorando proprio sul canale di quanto sia difficile il mestiere del recensore. Oggi vi sto facendo una cosa che mi ha portato al di fuori della mia comfort zone. Però non così tanto, visto che comunque sia. Diciamo che ho imparato il mestiere del recensore, sia, ecco, che sia recensire un CD, un album o recensire un film, penso di essere in grado di farlo, penso di aver imparato come si fa una recensione. Spero che, soprattutto, che voi possiate capire le mie recensioni. Oggi sto facendo qualcosa che va oltre la recensione che faccio di solito e mi sono reso conto che ora. È vero, stiamo parlando di un film e questa recensione mi ha portato via tantissimo tempo. Mi sono reso conto di quanto sia difficile fare il mestiere del recensore proprio con questa recensione che vi sto portando oggi. Perché non va solo analizzato il film in sé per sé, perché se mi mettevo ad analizzare il film in sé per sé, sarebbe uscita una recensione un po' come tutti quelli che l'hanno recensito, che vanno a dire, però. Necrobutcher che se ne va con la bicicletta, ma che stiamo su un film anni 90? Vabbè, di questo ne parliamo dopo. Il mestiere del recensore non è così semplice come tanti si dilettano a fare. Il mestiere del recensore va fatto bene, va preso il film, va analizzato scena per scena e appunto va capito, cosa che praticamente nessuno qui su YouTube, a parte una persona, ha fatto. Oggi sono qui proprio per questo motivo, perché voglio analizzare questo film alla Frank Horseman, ovvero voglio vedere se tutto quello che abbiamo studiato, quello che vi ho portato sul canale, è effettivamente quello che ci viene raccontato nel film. E secondo me lo è. Lo è perché ce lo racconta questo film da un altro punto di vista. Ci fa vedere com'era la vita nell'Inner Circle di tutti i giorni, cosa è successo. Ovviamente molte di queste cose sono romanzate, molte di queste cose sono rimaste fuori, però ne parliamo nel film, nella recensione, scusate. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare veramente tantissimo Virginia, la mia socia, perché senza di lei questo contenuto non sarebbe mai uscito. Non sarebbe mai uscito e soprattutto mi ha fatto vedere la scena. Tutti i personaggi della scena sotto un altro punto di vista. Senza di lei non avrei mai capito veramente chi fosse Dead, non avrei neanche mai capito chi fosse Euronymous, tutto quanto. Mi ha fatto veramente, veramente crescere sotto questo punto di vista e ci tengo veramente a ringraziarla e soprattutto per il gran bucio di culo che si è fatta con me per portare in questo momento la recensione di Lord of Chaos. Bando alle ciance, la recensione durerà una cifra, quindi ho parlato anche troppo. Andiamo a vedere cosa ne penso di Lord of Chaos. Riguardo questo film, ne ho sentite veramente di tutti i colori. Non riesco a capire come ancora certe persone non riescano a scindere il personaggio dalla persona. Bene. Per chi è qui sul mio canale da tempo, questo concetto dovrebbe averlo già compreso. Quindi mi rivolgo a tutti quelli che mi hanno scoperto con questo video, o comunque da relativamente poco. È di fondamentale importanza separare ciò che volevano far trasparire i Mayhem dalla loro persona. Dead, per esempio, è stato sicuramente un personaggio molto controverso, nessuno lo mette in dubbio. Ma effettivamente, chi di loro poteva dire di aver capito veramente chi fosse. Neanche Euronymous, per quanto poteva volergli bene, non aveva capito cosa stesse passando quel povero ragazzo. Euronymous è stato il protagonista di tutta la vicenda, sicuramente un personaggio dotato di un carisma oscuro. Da quello che traspare, andando a studiare un po' la storia del black metal, è proprio lui che forse ne è uscito con la reputazione più danneggiata di tutti. A meno che non si sia vissuta la scena da vicino, effettivamente non ci si rende conto di che persona fosse veramente Euronymous. Come dicevo prima, bisognerebbe dividere il personaggio dalla persona. Euronymous o lo si ama o lo si odia. Ma io sono del parere che se lo si odia è solamente perché non si è riusciti a capire che tipo di persona era ed il perché delle scelte che ha fatto nella sua vita.
Sapete, fino a qualche mese fa lo odiavo anch'io Euronymous. Potete vederlo tranquillamente nel video in cui parlo del suo omicidio. Allora, perché mi trovo qui a parlare bene, tra molte virgolette? Perché fortunatamente nella vita si cresce e si capiscono cose. Bisogna studiare, andare a fondo di certe questioni per poterle capire. Ovviamente non giustifico tutti gli atti criminali, sia ben chiaro. È per questo che oggi sono qui, per ridare giustizia a questo film che è stato martoriato senza motivo dalla critica dei puristi del genere, ma anche da molti che lo hanno visto con molta superficialità. Per questo film, come per capire il genere che vi propongo sul mio canale, bisognerebbe avere più sensibilità ed umanità del normale. Oggi quindi sono qui per portare una recensione più obiettiva e analizzare un po' tutto quello che abbiamo visto nel film. Del resto, se no, non sarei Frank Horseman e questa non sarebbe la community metal più controversa del web. Per chi mi conosce sa già che tipo di persona sono e credo che sappiate già cosa aspettarvi in questa recensione. Ma per chi non mi conosce, beh, penso che tanto me ne accorgerete guardando il video, ma avete davanti una persona che ha capito la vera essenza del black metal. Ed è proprio di questo che vi voglio parlare oggi. Questo film, con le sue verità e bugie, che poi andremo a vedere non sono tantissime, ci fa vedere da un'altra visuale quella che è stata l'ondata di black metal norvegese. Ci tengo a specificare che questo punto di vista non è quello che trovate su internet, non riporta solamente i fatti di cronaca. Questa visione ci riporta a quello che è sempre mancato per capire a fondo questo genere, quel tassello di puzzle che aveva solamente chi la storia l'ha vissuta in prima persona. Sto parlando proprio di un minimo di sensibilità ed umanità. Chi c'era ed ha conosciuto Øystein e Pelle sapeva che tipo di persone erano. Ed è proprio questo a cui mi voglio appellare oggi. Vorrei che vi fidaste di ciò che vogliono raccontarci coloro che la storia l'hanno vissuta e che ce la stanno raccontando attraverso le interviste. Tornando a noi, Euronymous, Dead e compagnia bella hanno fatto tutto quello che poi vedremo solamente per portare il true Norwegian black metal all'apice. Certo, ragionamento un po' machiavellico, di certo non è sempre giusto questo tipo di pensiero. Quanto vorrei poter dire non si è fatto male a nessuno, quindi pace. In realtà, purtroppo, come sappiamo, non è così. Di morti ce ne sono stati e dopo 30 anni ancora li rimpiangiamo. Detto questo, direi di partire. Cercherò di analizzare tutto quanto ed è probabile che venga fuori un video lunghissimo. Proverò ad essere il meno scontato possibile in questa recensione. Non come lo sono stati molti, ma non tutti quelli che hanno recensito questo film. Ma soprattutto, la cosa che mi preme di più è di cercare di portare un punto di vista più interessante di quello che hanno portato praticamente tutti quanti. Vorrei iniziare con alcune informazioni che sono cruciali per capire bene questo film. La prima è fondamentale ed avvalora tutto ciò che vi ho detto fino ad ora. Il regista è Jonas Sagerlund, batterista storico dei Bathory, quindi non uno qualunque che si è svegliato la mattina e ha deciso di fare un video su questa storia controversa. Jonas conosce bene che cosa è successo. Non avrà militato nell'Inner Circle, ma essendo un musicista tante cose le ha conosciute e vissute. Questa, secondo il mio parere, era la cosa più importante che dovevamo capire. Spero che sia ben chiara. Ora andiamo ad analizzare altre cose che si sono importanti, ma mai quanto la prima. Rory Culkin interpreta Euronymous in modo spettacolare. Dalla sua può vantare di aver lavorato su svariati film niente male. È figlio di un noto attore, Kit Culkin, e fratello di Macaulay Culkin. Cioè, voglio dire, comunque il cinema ce l'ha nel sangue. Un bravo attore, non eccelso, ma comunque ha fatto un'ottima interpretazione di Øystein, anche grazie al lavoro di background che è stato fatto prima del film. Infatti, ha parlato con molti amici che conoscevano Euronymous. Emory Cohen interpreta Varg Vikernes. E qui, signori miei, arriva una frecciatona grossa come una casa. Emory, per chi non lo sa, è di origine russa e di religione ebraica. Ora, secondo voi, come può averla presa Varg? Di certo non bene.
Jack Kilmer interpreta Dead, il personaggio più difficile da interpretare di tutta la vicenda. Gli ha reso giustizia? A parere mio sì, il problema è solamente il ruolo marginale, tra molte virgolette, che è stato assegnato a Dead in questo film. Con ruolo marginale intendo solamente che lo abbiamo visto per poco in confronto a quanto dura il film. Calcolando comunque che in questo film il protagonista non è Dead, bensì Euronymous, ci si può anche passare sopra. Fatto sta che con il poco minutaggio che è stato dedicato a lui non si può capire effettivamente che tipo di persona fosse. Già è difficile capirlo di base. Mancano tantissime cose di lui che purtroppo non potevano essere implementate, se no il film sarebbe durato più di 3 ore. Fatto sta che ho notato alcune cose che sono state messe lì apposta per far vedere che cosa facesse Perle. Per esempio, i disegni attaccati vicino alla porta. Di una cosa sono certo: non potremo mai capire a fondo, solo con questo film, la complessa mentalità di Perle. Diciamo che possiamo iniziare a capire qualcosa, ma bisogna essere molto elastici mentalmente. Alcuni personaggi fondamentali di questa storia non sono presenti perché non hanno voluto dare il permesso per essere nel film. Per esempio, mancano Maniac e Messiah. Gli Emperor non vengono minimamente nominati. C'è solo Faust, che giustamente deve esserci per forza. Piccolo reminder: Faust nel 1994 decise di collaborare con la giustizia dopo tutto quello che è successo, che andremo a vedere anche nel film. Quindi è andato in galera, in carcere. Quindi, in poche parole, Faust non faceva più parte degli Emperor, anche se è tornato nel 2013 e nel 2014, ma sta di fatto che è come se Faust non facesse più parte degli Emperor, quindi era una figura a parte. È come se fosse stato considerato una figura a parte. Non c'è neanche Samoth, c'è Ferritz, ma non vengono nominati Darktron. Altri personaggi ovviamente ve li nominerò avanti. Andiamo ad analizzare i personaggi uno ad uno, prendendo in considerazione anche ciò che ci viene raccontato. Øystein viene descritto come un ragazzo normale, con una famiglia, con una sorella che gli vogliono molto bene. Perché non dovrebbe averla? Alzi la mano chi di voi non ha una famiglia che gli vuole bene. Ok, ovviamente ci sono dei casi particolari, ma diciamo che di base ognuno di noi ha 17-18 anni, ha due genitori che ci mantengono e che ci vogliono bene, ci sostengono in ciò che facciamo, più o meno. Quello che stiamo vedendo in questo momento è quello che nessuno ci ha mai raccontato: un Euronymous nella vita di tutti i giorni. No, Euronymous non era un alieno, era una persona normale. E come tutti noi aveva dei sogni, e questo l'ha spinto a fare cose, le cose che vedremo nel film. Inizia quindi a mettere sulla band, dando vita piano piano alle sue aspirazioni. Saltiamo al momento in cui Necrobutcher riceve la lettera da Dead. Sì, è normale che rimangano un po' schifati dal topo crocifisso. Questo comunque non vuol dire che non ne rimase colpito dalla temerarietà di tale gesto. Il resto è storia. Salto temporale. Dead scende dalla macchina per annusare la volpe morta. Qui c'è da dire un paio di cose. La prima è che questo gesto sottolinea quanto Dead fosse ossessionato dalla morte. Non gliene fregava niente di scendere da una macchina in corsa e di farsi male per annusare un animale morto. Ehi, follia, signori. Infatti Euronymous praticamente rimane quasi paralizzato da tale gesto. Poi però in quel momento capì che tipo di persona gli fosse capitata tra le mani e, appunto, posso leggere i suoi pensieri. Questo tizio è perfetto per la nostra band. Penso sia interessante analizzare anche la scena in cui Euronymous incita al suicidio Pelle. In quel momento Euronymous lo sta facendo perché non sopporta di vedere Pelle così tutto il giorno. Lo sta praticamente facendo per spronarlo. Questo però avvalora ancora di più la mia tesi che sostengo nei miei video precedenti, ovvero che nessuno aveva capito quanto fosse grave la depressione di Pelle. Infatti poi nel bosco Pelle prende la canna del fucile e se la punta in testa, esortando Øystein a sparare. Pelle è sempre stato pronto alla morte, ma Øystein non l'avrebbe mai fatto. A differenza di quanto raccontano i fatti di cronaca, era più umano di quanto si pensi. Prima del concerto, Pelle sprona Øystein ad essere il più cattivo possibile. In questa scena capiamo quanto Dead fosse importante per Euronymous. La vedo come se gli avesse insegnato il mestiere. Tra l'altro, per chi non lo sa, è stato veramente così.
Euronymous si è fatto condizionare tantissimo da Dead, e senza di lui i Mayhem non sarebbero stati così grandi, non solo per il suo carisma, ma anche perché la sua presenza, sto parlando di Dead, nei Mayhem, ha scosso la personalità di Euronymous nel profondo. Vediamo appunto un Austin insicuro e che ha quasi paura. Questo ci fa capire che il carisma che aveva se lo è guadagnato con il tempo, ha imparato con il tempo ad essere una figura carismatica. Effettivamente, se ci pensiamo, nessuno nasce imparato. Il momento in cui Euronymous prende le birre è importantissimo e va analizzato come si deve. Se mettiamo in pausa, infatti, si vede un fotogramma in cui Euronymous vede entrare Varg e intenzionalmente gli dà una spallata. Varg si presenta come un ragazzo tranquillo, infatti chiede subito scusa. Ma Euronymous, reduce anche da una piccola brutta figura fatta con El Merit, diventa un po' più cattivo. Io credo sia normale, dopo una brutta figura ci si sente come se si debba recuperare qualcosa, in questo caso ecco l'autorità. Austin poi, ripensando anche alle parole di Pelle che gli aveva detto un momento fa, fa un po' lo stronzo con Varg, cominciando a causare implicitamente un cambiamento che vedremo nel corso del film. Del live a Jessheim ho poco da dire, l'unica cosa che effettivamente non hanno fatto vedere è la gente che scappava via impaurita dopo che Dead si taglia e le teste di maiale vengono lanciate. In realtà sono scappati via un sacco di poser e sono rimasti solo i più coraggiosi. Infatti nel film viene enfatizzato più il fatto di essere rimasto, viene enfatizzato più il coraggio della gente che era rimasta piuttosto che far vedere i poser che sono scappati. A cena mi soffermerò su un evento in particolare, ma prima vorrei precisare una cosa. Dead dopo il concerto è stato portato all'ospedale, se no non sarebbe mai sopravvissuto. Il nastro adesivo non poteva curare le ferite che si era inferto. Abbiamo un Varg defilato che vorrebbe partecipare al tavolo con loro. Euronymous si alza a prendere il suo piatto e Varg si presenta alzandosi in modo goffo, e quindi Euronymous approfitta della situazione bullizzandolo di nuovo. Varg gli dà la mano, ma Austin non ricambia, bensì indica la patch degli Scorpions, facendo intuire che sono da poser. Austin non voleva e non poteva fare una brutta figura davanti a tutti quanti, quindi si comporta in questo modo. Questo, signori miei, è l'evento più importante di tutto quanto il film: la nascita del mostro che è in Varg. Ci tengo a sottolinearlo perché da ora vedremo in Varg un cambiamento abissale, forse frutto dell'invidia, della gelosia o azzardando dell'ammirazione. Lui in questo momento desiderava far parte di quel gruppo, ma è stato cacciato via in malo modo. Nella prossima scena infatti lo vediamo che imita i propri idoli con il face painting, tra l'altro mentre sta facendo colazione, e ci fanno vedere che ha buttato la patch degli Scorpions, segno di un cambiamento che sta per iniziare. Sul suicidio di Dead per ora ho poco da dire, ma lo riprenderemo in futuro. Arriviamo alla scena in cui Hellhammer ha sviluppato le foto di Dead. Qui Necrobutcher non prende tanto bene la faccenda, soprattutto quando gli dà la collanina con il pezzo di cranio di Dead. Qui c'è da dire veramente un mondo di cose, e spero di essere abbastanza sintetico nel farlo. Necrobutcher ha visto Euronymous come un approfittatore della vicenda, e mettetevi nei suoi panni. Vi è appena arrivata notizia che si è suicidato il cantante della vostra band, e il chitarrista ha avuto la brillante idea di fare delle foto al suo corpo e fare con i pezzi del cranio delle collanine da dare alla sua band. Tra l'altro, quando ha tirato fuori le foto, ha detto testuali parole: queste ci faranno diventare famosi. Questo, signori miei, è quello che ha vissuto Necrobutcher in prima persona, che ovviamente era scosso dalla morte del suo compagno, per cui non posso dargli torto per quello che ha fatto. Quello che fa Euronymous invece con Necrobutcher è un po' quello che ha fatto anche con Varg qualche scena prima, ovvero confermare la sua autorità, in questo caso però solamente davanti ad Hellhammer. Dalla parte di Euronymous, da prendere molto con le pinze, io ho visto però un'altra cosa. Lui ci teneva al gruppo e a diventare famoso nella scena. Sì, è vero, ha sfruttato una tragedia a suo vantaggio, ma forse è quello che voleva anche Dead.
che Pelle voleva uccidersi non era un segreto, ma una domanda mi sorge spontanea. E se lo avesse fatto per far diventare i Mayhem famosi, chi può dirlo ormai? Fatto sta che se fosse stato fatto proprio per quello, Euronymous è stato bravo a prendere la palla al balzo. Necrobutcher se ne tira fuori, perché si era andati troppo oltre. Ci sta tutto come ragionamento. Purtroppo non tutti la possono pensare come Euronymous. Quello che ha fatto davanti agli occhi di Necrobutcher era una cosa troppo grave da poter tollerare. A quale prezzo tu vuoi diventare famoso? Ci sono dei limiti che non vanno oltrepassati. Ed è proprio per questo che Necrobutcher prende la bicicletta e lascia i Mayhem senza un bassista. Io qui sinceramente, signori, mi dispiace. Non, sapete, a me non mi va mai di fare dissing, però una cosa qui in questo preciso momento della recensione la devo dire. Ho sentito dire su una delle recensioni, cioè, Necrobutcher prende la bicicletta come se fosse Beverly Hills, dei ragazzi di 20 anni che giocano a fare questo. Allora, il fatto di... io non capisco quale sia il problema che dei ragazzi di 20 anni siano poveri. Anche perché il fatto di essere poveri ce lo raccontano tante di quelle interviste che voi neanche ve lo immaginate. Voi non avete idea di come vivevano Euronymous e Dead in quella casa sperduta a Krakstad. Non avete idea, non avevano neanche i soldi per mangiare. E io mi sento dire che... Andiamo avanti. L'Helvete si conferma essere da subito un raduno per tutti gli amici di Oystein. Nel film dice infatti: volevo creare un posto per me e la mia gente. Ora vorrei analizzare una scena che reputo molto importante. Varg si è fatto 8 ore di macchina per andare all'Helvete e la scena che troviamo è questa. Why do you sell this shit? Thought this place was true metal. It is. I got music you can't find anywhere else in the world. It's just not on display for posers. Si vede che entrambi vogliono far vedere che sono dei metallari duri e che nessuno dei due vuole mollare, ma si vede anche che è solamente una facciata e gli attori lo fanno capire molto bene. Si vede che i due si guardano con aria di sfida, che stanno recitando la parte del cattivo, e non parlo di attori ma di personaggi in sé per sé. Entrambi non pensano veramente quelle cose che stanno dicendo, ma Euronymous e Varg sono due tipi testardi ed entrambi leader. Nessuno dei due vuole mollare e fare una brutta figura. Abbiamo quindi un testa a testa tra i due, che continua anche dopo aver messo il vinile di The Awakening dei Merciless. Varg viene preso poi in giro perché è astemio e si chiama Christian. Quando entra Varg da Euronymous nell'ufficio, possiamo notare una cosa molto importante che potrebbe essere sfuggita a qualcuno. Exactly like Hitler. Ma che cazzo sta dicendo? Che cazzo sta dicendo? Io non ho capito un cazzo. Ma chi è questo qua? Che tipo di persona fosse Varg lo sappiamo tutti, quindi vado avanti. Il discorso che fa Euronymous lo pensava veramente, ma non penso che intendesse veramente bruciare le chiese. Era noto il suo astio per la chiesa. In questa scena si capisce chiaramente che quello che diceva era solo frutto dell'odio e mai l'avrebbe fatto. Varg invece prende sul serio quelle parole e si vede anche dalla sua faccia mentre lo guarda. Varg era fermamente convinto dei suoi ideali, cosa che già vi ho raccontato nei miei vecchi video che vi invito a recuperare. La scena della cantina è molto importante e continuiamo a vedere dei ragazzi che giocano a fare i malvagi, ma Varg no.
Varg comincia a prendere la situazione sul serio e dà la cassetta ad Øystein, che ascolterà il giorno dopo e il quale si renderà conto del suo genio musicale. Nella scena in cui stanno al pub comincia il discorso dei Boser. Anche qui, a parere mio, possiamo vedere Euronymous che dice quello che vogliono sentir dire i suoi compagni, mentre Varg lo pensa seriamente. Si può notare da come pontifica il suo pensiero. È assolutamente serio quando parla, mentre Øystein no. Notare che tutti lo guardano come se fosse un alieno o un pazzo. Arriviamo a parlare di una scena molto importante. Faust, mentre sta guardando il film, comincia a chiedersi che cosa si provi ad infilare un coltello in un corpo umano. Euronymous dà una risposta che tra amici che cazzeggiano ti aspetti, ovvero dovresti scoprirlo. Faust, come sappiamo, prenderà veramente in considerazione le parole dette da Euronymous in quel momento. Questo ci fa capire un paio di cose. La prima, che Euronymous non sapesse effettivamente che Faust fosse serio in quel momento. Come per Dead, non conosceva bene nemmeno le intenzioni di Faust. La seconda cosa è, chissà che cosa aveva veramente per la testa Faust. Euronymous gli ha detto una frase del genere scherzando, Faust invece l'ha presa sul serio. Ora, questa frase molto probabilmente è romanzata, non penso che si sia verificata veramente una scena del genere, ma ci fa capire quanto Euronymous veniva preso in considerazione all'interno dell'Inner Circle e quanto egli fosse un leader carismatico. Nella stessa scena ci fa capire però quanto tenesse anche al negozio, come tratta i clienti ed il postino. Quel negozio era tutta la sua vita, il suo sogno. È normale che, nonostante l'aura oscura che trasudava, trattasse bene i suoi clienti in modo tale da farli tornare. Doveva pur campare con qualcosa. Andando avanti, volevo prendere in esame la scena in cui Øystein si trova all'Helvete con tutti quanti. È stata appena bruciata la chiesa di Fantoft a Bergen da Varg, ed in quel momento lui non è felice per il fatto che è stata bruciata una chiesa, bensì per la pubblicità che Varg ha fatto per il movimento. Varg invece non l'ha fatto solamente per pubblicizzare il movimento, ma perché lui credeva veramente in quegli ideali. Questa cosa è confermata anche nella cantina dell'Helvete, quando dà un pugno a Ferritz. Mentre tutti deridono le persone che sono rimaste senza una chiesa, Varg è serio perché la questione l'ha presa seriamente, non come tutti quanti che lo fanno solo per spirito di ribellione al cristianesimo. Più tardi Varg diventa il nuovo bassista di Mayhem. Qui vorrei aprire una parentesi prima di tutto. Euronymous ha deciso di prendere Varg come bassista perché stava diventando più famoso dei Mayhem, quindi ha praticamente preso, come si suol dire, la gallina dalle uova d'oro. L'ha fatta entrare per la fama che stava iniziando ad avere e la pubblicità. Quindi in questo momento chiede ad Euronymous di bruciare una chiesa insieme. Elhammer, andandosene, si comporta un po' come Necro Butcher. Qui anche traspare un po' di gelosia e protezione, se così vogliamo dire. Vedeva che Euronymous stava andando verso la strada sbagliata, però è come se gli mancasse il coraggio per fermarlo. Stava capendo che la cosa stava andando oltre, praticamente non vuole immischiarsi in tutto ciò. Alla fine Euronymous si fa convincere e quindi bruciano, diciamo, la loro prima chiesa insieme. Credo che Euronymous si sia lasciato convincere perché ha visto che Varg non è mai stato indagato fino a quel momento per gli incendi. Data anche l'esperienza nell'appiccare appunto incendi nelle chiese, si è sentito sicuro, quindi lo fece. Piccolo appunto sulla scena dell'omicidio: è stata montata senza colonna sonora proprio per enfatizzare meglio ciò che volesse Faust in quel momento. Arriviamo poi al giorno dopo, quando Faust appunto confessa il suo omicidio. Euronymous rimane quasi stordito dalla notizia, ma come al solito riesce a girare la frittata come vuole lui, aumentando sempre di più il suo carisma. Possiamo notare invece che Varg era completamente impassibile, oramai si era ambientato completamente all'Inner Circle e poteva essere se stesso a pieno, senza paura di passare per pazzo, diciamo. Per quanto riguarda l'incendio della cappella di Holmenkollen, c'è veramente tanto da dire e tanto da analizzare. Allora, per prima cosa troviamo un Faust che oramai è senza freni inibitori e si diverte addirittura mentre butta la benzina. Varg, sempre serio, comincia a profanare l'altare. Infine abbiamo Euronymous che in questo momento si sta chiedendo, ma non ci staremo spingendo troppo oltre? Ad un occhio meno attento, dallo sguardo sembrerebbe non trasparire
dire, anche se a me dà l'impressione di questo. Ma come dice Varg, abbiamo la conferma proprio quando Varg dice che è rimasto impalato, e questo gesto è un chiaro segno di ciò che in quel momento Euronymous stava pensando. Varg in questa scena sprigiona tutta la rabbia, l'odio che aveva dentro di sé. Faust, dopo l'omicidio, sembrava che potesse fare tutto quello che voleva oramai. Euronymous era un mero spettatore, stava capendo che si stava, come si suol dire, cagando fuori dal vaso. In quel momento si era reso conto di aver creato dei mostri, e anche se poteva sembrare divertito e fiero del suo lavoro, in questo momento è solamente perché l'ansia gli era scesa. Si sentiva al sicuro, non era più chiuso nella chiesa, quindi anche se qualcosa sarebbe andato storto, sapeva che poteva scappare. Infatti è proprio quello che poi è successo. Per poco non si facevano prendere. Se analizziamo questo frame, possiamo notare che Euronymous sembra essere soddisfatto, ma come fa per girarsi, l'ansia lo attanaglia. Quando scappano, sembra quasi che Varg non si scomponga, come se non avesse paura di ciò. Non si pente minimamente di quello che ha fatto. Possiamo notare l'ansia e la paura di perdere tutto nella scena in cui sono andati davanti al locale dove hanno suonato i Motörhead. L'ansia provata da Euronymous quando parla dell'omicidio perpetrato da Faust si può vedere benissimo. In un momento sembrano condividere tutti il messaggio riportato da Euronymous, ovvero di volare basso. El Hammer infatti approva, poi si lascia trasportare dal branco quando Varg inizia a prenderlo per i fondelli. Questo denota da parte di El Hammer quanto ai tempi fosse una persona quasi senza personalità, che si faceva influenzare da chi aveva intorno. Da una parte approva il suo comportamento di tirarsi fuori da certe vicende, dall'altra parte però il fatto di lasciarsi trascinare in questo modo ha scatenato poi tutto quello che è successo. Varg ed Euronymous vivevano proprio di questo, dovevano avere dei consensi nel loro gruppo, erano due capi branco, in questo caso ognuno portava avanti una sua tesi, e purtroppo Varg è riuscito a convincere tutti quanti giocandosi proprio la carta del "non hai coraggio", infantile anche da parte sua, ma molto convincente purtroppo in questo caso, visto il pensiero del gruppo che si era creato. Per quanto riguarda i flashback di Dead, ne parliamo più tardi approfonditamente. Sulla scena in cui registrano The Mysteries Doom Satanas abbiamo poco da dire. La prima, che troviamo un Attila, tra l'altro l'attore è il figlio del vero Attila Xiar, che era quasi inconscio di ciò che era successo, non prende sul serio le parole di Varg. Ovviamente non conoscendolo non può sapere, infatti quando entra l'Hammer gli spiega che Varg da solo ha bruciato 7 chiese. Poi troviamo di nuovo un Hammer che si ritrova in mezzo ad una situazione e se ne tira fuori di nuovo, e Varg continua a sostenere la sua tesi. Dopo l'intervista a Varg, alla quale c'è ben poco da analizzare, Austin chiude il negozio perché la paranoia se lo stava piano piano consumando. Voleva tirarsene fuori da questa situazione il più pulito possibile, ma come ben sappiamo, il più pulito alla rogna. E qui c'è un avvenimento molto importante, ovvero la dichiarazione di Euronymous. Euronymous dichiara di voler uccidere Varg. Che volete che vi dica? Varg aveva fatto di tutto per pubblicizzare il movimento, ma nel modo sbagliato. Gli atti criminali perpetrati dal movimento erano andati ben oltre ed avevano costretto Euronymous a chiudere il negozio. Chiudendo l'Helvete non era solamente la chiusura di un negozio, ma ha infranto praticamente il suo sogno. Come abbiamo capito nel film, Euronymous non ha mai messo in pratica le sue parole. Le sue parole sono sempre rimaste tali. E indovinate un po' davanti a chi è stata fatta questa dichiarazione? Davanti a Faust, che lo aveva già preso sul serio quando gli aveva detto di pugnalare una persona. Immaginate quindi come può andare avanti la situazione. Ovviamente prende sul serio le parole e lo riporta a Blackthorn. Per quanto riguarda l'intervista di Kerrang, Austin cerca di riguadagnare un po' tutto quello che Varg gli ha fatto perdere. Non va molto bene questa intervista, perché appunto alla domanda su Dead gli ritornano in mente alcuni momenti, ed è qui che voglio analizzarli. Qui finalmente ci fanno vedere che cosa è successo quando Austin ha trovato il corpo di Pelle. Ora, questa è la scena più criticata del film, ma io sinceramente vorrei farvi ragionare su una cosa soltanto. Nessuno, e dico nessuno, si è mai chiesto se quella fosse la verità e se Euronymous avesse veramente avuto quella reazione davanti al cadavere di Pelle. Oramai ovviamente nessuno può saperlo, però
Perché penso che questo sia probabile? Il rapporto tra Dead e Euronymous fu proprio come descritto nel film. Qui in realtà è più una mia convinzione, ma avendo studiato a fondo la scena e avendo letto alcune interviste che non molti conoscono, credo fermamente che possa essere andata così. Ovviamente non ho le prove per tutto questo e nessuno le avrà mai. Sono convinto di tutto ciò e ne parlerò in video dedicati in futuro, perché l'argomento è abbastanza complesso da affrontare ora. So che questa mia dichiarazione che ho appena fatto creerà scalpore. Già lo stanno facendo i miei video. Immaginate un video in cui parlo bene di Lord of Chaos. Però ascoltate bene le mie parole che ho usato. Ho detto che è una mia convinzione. Ergo, sono convinto che sia stato così per alcune interviste che ho letto in giro per il web. Certo, alcune parti sono romanzate. A detta di molti, alcune scelte di sceneggiatura sono state fatte per ripulire l'immagine di Austin. La scena in cui si taglia i capelli, ad esempio, la scelta di dargli una persona da amare, personaggio della fidanzata che non è mai esistita, beata ignoranza. Non molti sono a conoscenza di un articolo del 1993 in cui a parlare sono proprio i genitori e gli amici di Euronymous. Raccontano ciò che era veramente. Ora, non mi sembra il caso di fare la traduzione di questo articolo, il video è già abbastanza lungo, in futuro comunque ve la porterò. Questo film ci racconta una storia che noi tutti conosciamo, ma da un punto di vista completamente diverso. Quel punto di vista che secondo me è più probabile, umano se così vogliamo dire. Tutti i protagonisti hanno dei difetti, sono caratterizzati come dovrebbero essere e, a meno che non abbiamo un paraocchi, ci fa effettivamente capire chi faceva parte del Black Metal Inner Circle, ovvero un gruppo di ragazzi disagiati, ribelli, che non si riconosceva nella società. Bene o male, è stata una fase che noi tutti abbiamo passato, ma qui ovviamente escono fuori tutti i puristi del genere, che non vogliono riconoscere questa dannatissima cosa ed elogiano i loro idoli come dei, andando a distruggere e spalare merda su un film ben riuscito. Potete ribattere tranquillamente, dicendo, ma tu chi ti credi di essere per poter dire di avere la verità su questa vicenda? Io sono Frank Horseman, non ho in mano la verità per quanto riguarda questa vicenda, ma con il lavoro che sto facendo su questo canale vi sto analizzando alcuni fatti che nessun giornale o nessuna cronaca può riportarvi. Con il mio lavoro ho analizzato un sacco di generi black metal, vi ho raccontato di come questo genere con il tempo si è evoluto e sto cercando di fare ciò che proprio voi puristi del genere avete completamente frainteso. Sto cercando di diffondere e sdoganare questo genere per far capire che effettivamente può essere alla portata di tutti, analizzando testi, sonorità, spiegando i vari sottogeneri che si possono trovare e facendo capire che ognuno può trovare il suo sottogenere preferito. E tu, purista dei miei stivali, che cazzo hai fatto ultimamente per supportare il tuo genere preferito? Poser.